Mi sto soffermando sull'operato delle eh, società partecipate del Comune di Taranto. L'ho fatto su eh, Chima Ambiente Amiu, una situazione catastrofica di prefallimento. Parliamo oggi di Chima Mobilità Amat, dell'Amat. Beh, avete visto il presidente Spalluto ha descritto una situazione economica florida, un bilancio florido, però io devo farvi vedere tutte le criticità di questa partecipata, perché i bus che circolano, e molti di essi sono dei catorci sono quasi in dismissione, poi determinano quei guasti improvvisi che non avvengono per opera e virtù dello Spirito Santo, ma derivano dal fatto che vengono messi in circolazione dei semi 14 come hanno avuto modo di evidenziare alcune sigle sindacali, l'hanno fatto molto opportunamente e ci domandiamo, mi trovo proprio qui, all'inizio, nelle adiacenze di eh, Piazza Fontana. Accanto al Molo Santeligio, qui c'è proprio in, queste, in questo punto eh, c'è il servizio del, eh, di trasporto di una linea, una nuova linea 5, che, portere, che porta i croceristi da, quest da quest'area, da questo punto del Molo Sant'Eligio fino a Piazza Castello. Non so se credo che sia un servizio pubblico, non so se è proprio pubblico, comunque in ogni caso qui. Per questo servizio sono stati messi a disposizione, disposizione sono stati inviati i bus nuovissimi, quelli di eh, moderna generazione, quelli appena arrivati, mentre in gran parte della città vengono impiegati ancora alcuni semicatorci. E poi, come detto, non ci meravigliamo se all'improvviso questi si fermano. E allora vedete una? una una, una, una società partecipata che evidentemente anche questa punta all'apparenza, punta a far ubriacare il crocerista che vede il bus completamente nuovo, salvo poi i cittadini dover piangere appunto per tutti i disservizi che le linee comportano. E c'è da dire che anche per questo servizio 5, linea 5, anche qui i sindacati hanno eh, sollevato parecchie perplessità eh, circa appunto le, eh, i turni ecco vado nello specifico di questa linea 5 evidenziano i sindacati. Non si ha traccia nei turni guida degli operatori di esercizio, non è noto con quale criterio vengano assegnati tali turni di guida e di quanto sia la loro durata. Non sono pubblicate le giornate di esercizio, nonché gli orari, le frequenze, le tariffe, l'itinerario con le relative fermate. Ma, come detto, soprattutto non è noto se sia realmente definibile. Come servizio pubblico offerto ad una utenza indifferenziata. E perché allora non riservare ai croceristi i bus completamente elettrici che stanno lì nel deposito a essere caricati come dire, perennemente? quindi. Per la linea 5, questi bus elettrici e i bus nuovi evoluti, eh, quelli che abbiamo acquistato, farli circolare in città al posto dei 14 che ormai eh, come dire, creano fin troppi di servizi alla cittadinanza. Ecco, vedete, anche per quanto riguarda. L'Amat, come dire, non è tutto oro quello che luccica. Non basta sciacquarsi la bocca facendo vedere il bilancio florido. Caro Spalluto! Caro Melucci, a me, a me e ai cittadini interessano i risultati. Alla signora Maria interessa il bus che cammina, che non si ferma nel suo percorso, che come si suol dire volgarmente non si ferma in mezzo alla strada, che non salta le corse, tutto il resto è fumo! Capito Spalluto? Capito Sindaco Melucci? Capito assessore Vigiano, assessore alle società partecipate, quindi Meno annunci e più fatti pratici in città circolano i 14 di bus, molti 14 che andrebbero rottamati, che stanno per essere dismessi e invece continuano a circolare. Questa linea 5 è solo uno specchietto per le allodole. Peraltro nelle tabelle non c'è traccia di questa linea 5, non si trova né qui né qui boh, né più avanti c'è un cartello boh, il mistero della linea 5. Ma ormai ci siamo abituati alla logica dell'apparire di Melucci e compagni.